Quasi 2500 i candidati per Vampire Princess, la serie targata a Teen TV che sarà girata nel Cilento. Sono stati prorogati fino al 17 ottobre casting online per comparse e secondi ruoli, ma dei 2500 ragazzi candidati, secondo quanto riporta Teen TV, fino ad ora solo 600 sono stati convocati presso il Cineteatro Edoardo Di Filippo di Agropoli, dove il 31 ottobre si svolgerà il casting dal vivo. C'è posto però solo per un centinaio di loro che passeranno al CHAC e affiancheranno i 20 protagonisti della serie, tra cui si celano anche nomi noti del cinema, della moda e dei social. L'invito di Teen TV, questa piattaforma dedicata ai teenagers, ideata dal salernitano Edoardo Lombardi, è rivolto ai ragazzi dai 16 ai 24 anni che dovranno andare sull'apposito sito e inoltrare la propria candidatura. Vampire Princess sarà girata negli scenari dell'Unione dei Comuni del Cilento, dando visibilità ai luoghi più caratteristici del territorio. Le riprese partiranno a metà dicembre. La regia è di Mario Santocchio, giovane filmmaker di Scafati. L'idea portante è quella di raccontare i vampiri nella loro sembianza più umana, sulla scia della saga di Twilight, con cui ci saranno delle connessioni. La sceneggiatrice è la napoletana Rosy Della Ragione. Quando mi è stato proposto di scrivere una serie i cui protagonisti fossero giovani vampiri, sono stata entusiasta, ha raccontato. Ho subito iniziato a pensare alle vicende da far intrecciare, ai personaggi, agli ambienti e alle atmosfere. Non è la prima volta che Teen TV si lancia in queste avventure, poi offerte gratuitamente sulla propria piattaforma. Un'altra serie pubblicata sul web è stata Dance With Me, con la partecipazione straordinaria di Natalie Caldonazzo e di Natalia Titova.